Allora Mimmo se ne va, successivamente Nicola Maugi ha rincontrato Ercolano e le dice appunto che era venuto Mimmo Longo per questa estorsione, così così. E ad Ercolano le conferma, no, sì, ci siamo noi. Dice, ma come, io le ho detto di niente, che non lo so, dice, ora non so dove trovare Mimmo, come faccio? Dice, vai a dirlo a Gaetano Lautani, così che sarà per Gaetano Lautani a provvedere a farglielo sapere che siamo noi. Ah, dice, va bene. Allora glielo fa sapere a Gaetano Lautani. Gaetano Lautani, dopo qualche giorno, 2 giorni, le manda a un ragazzo per dirle che questa estorsione la Manda un stava ragazzo dove? a casa di Mimmo Longo, per dirle che questa estorsione la stavano per fare i Santa Paola, e dicendogli, ma te chi ti ci porta a zona industriale? E quello Mimmo dice, ma come chi mi ci porta? Quello io è un mio amico. E che c'è anche qua il selezionamento dei terreni. Dice, comunque, dice, guarda, dice che stanno semplicemente facendo un'altra telefonata. Domani, digli che non si preoccupano, dice, perché dice, in effetti, dice, è opera sua, opera loro. Dice, comunque, dice, vedo un po' di lasciargliela questa estorsione, allora, ai Santa Paola. Mi dice, ma scusa, perché devo lasciarle questa estorsione ai Santa Paola, se quello è un mio amico? E dai, e lasciagliela, lascia perdere, Questo chi teniamoci lo buoni. diceva? Gaetano Lautani. Sì. Va bene, Tano, le dici di fare solo semplicemente una telefonata. Va bene, guarda, io ce la sto andando a dire, così che magari se domani ci arriva questa telefonata non si preoccupano. Invece la telefonata il giorno dopo ci è andato un comando di 3-4 persone là dentro la scacca e gli uffici e ha rotto tutto, ci ha rotto una macchina da scrivere, computer, tutto. Hanno dato là legnate, botte, per, diciamo una forma di. Le hanno picchiate in pratica a questa gente. Ma questo comando era formato da chi? Da gente di Santa Paola. Allora a quel punto, il Mimmo Longo ha chiamato a riunione, diciamo, tutti quelli facenti capo a Isciuto, ha spiegato questa situazione. A questo punto è andato nell'ufficio di Nicola Maugeri. C'è Chi ci è andato? Mi scusi se... andato Nino Torisi, Domenico Longo, Giuseppe Babbagallo, Giuseppe Nicotra, Paolo Isaia, Salvatore Romano, insomma erano una diecina. Entrano all'interno dell'ufficio di Nicola Maugeri. E direttamente le dicono che se non ci levano mano da questa estorsione, se vogliono la guerra, che guerra sia. Glielo Questo chi è che lo dice? dice Domenico Longo a Nicola Maugeri. Questo discorso è circa, siamo nel mese di maggio del 92, più o meno, giorno più, giorno meno. Mese di maggio. Dopo alcuni giorni io vengo scarcerato e allora mi mettono a corrente di questa situazione. Essendo che Chi è che c'era mette al corrente di questa Mimmo situazione? Longo, Nino Torisi, io ho detto, ma scusa, ma perché avete fatto questa cosa? Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Ma come mai? Perché c'è questa situazione? C'è questa cosa, ho detto che non mi sta bene, non la vedo chiara, non mi pare tanto che Addo Ercolano avrebbe fatto una cosa del genere, perché abbiamo avuto sempre, diciamo, un buon rapporto, soprattutto per queste cose ce le siamo sempre indescambiate, come per esempio il bar de Parisi, in buon accordo. Perché siete arrivati a questo? Gli ho detto, e Tano cosa ha fatto? Niente. Dice, no, dice, addirittura, dice, Tano ci ha detto che se noi continuiamo così e se facciamo cose di nostra iniziativa senza che a lui lo informiamo, ci molla. Ah, sì, ha detto questo. Allora già si è sistemato tutto quei lautani. Ti combinava tragedia a Mimmo. Mimmo sta morendo.
dico io a Bimmo Longo, sta morendo, ti cominciamo a tracciare a Tano per assoggettare. Come mai vuole che ci lasciamo a scacchi? Perché si parla da zona industriale, quando mai ci sono state le zone? Gli amicizi si sono avuti, tra virgolette amicizi, si sono avuti in tutta parte di Catania, in tutta parte della Sicilia orientale. Perché tutte queste di oggi sta venendo fuori il territorio? È la prima volta che la sento, no, no, ho detto sta storia non va. Effettivamente incontro io Aldo Eccolano via Leonio, lui è con un motorino, io sono con un altro motorino, e allora ci fermiamo, ci salutiamo, andiamo nel bar e ho detto stiamo a sentire, ma com'è sta storia? Con chi parla? Con Aldo Eccolano, sì. Dentro il bar. Quale bar? Via Leonio, sì. Dice Pippo, guarda, dice, io non ho sbagliato nemmeno di una virgola, ho avvertito in tutte le fasi Gaetano Lautani. Allora a quel punto ho detto, senti Aldo, facciamo una cosa, fai finta che io mi sono ubriacato, sono diventato per un attimo pazzo e che nell'ufficio di Nicola ci sono andato io, digli che mi deve scusare a me, fai finta che l'ho fatto io come se fossi un bambino, come se fossi ubriaco, non la tenete minimamente in considerazione, me la fai questa promessa che non la tieni in considerazione, ma che ti prometto che mi impegno io a questa cosa, a risolvertela nel modo più assoluto e quanto più presto è possibile. E lui mi dice, si è messo a ridere, mi guarda e mi dice, sei, dice, sempre il solito filosofo, riesci, dice, le cose brutte a farle diventare belle. Ho detto no, lasciali perdere, sono ragazzi che non hanno mai capito nulla e si vedono oggi magari un po' chissà che cosa e si credono che il mondo è suo e non sanno la tua forza. Mi guarda, dice, però dice, questo discorso, dice, che dobbiamo fare, ce lo dobbiamo fare in presenza di Gaetano Lautani. E io non gliel'avevo fino a quel momento sottolineato Gaetano Lautani nemmeno una volta, perché non era mia intenzione far presente questo discorso a Gaetano Lautani, perché non lo ritenevo il mio capo, anche se lui poi successivamente ho saputo che si è attribuito questo titolo. Comunque, già di che io l'avevo capito, a questo punto dico a Aldo Eccolano, no, no, va bene, non ci sono problemi, ci incontreremo anche con Aldo Eccolano. Sapendo che questo incontro non poteva avvenire, chi lo sapeva? Io. Sì. Non poteva avvenire perché veniva screditato Gaetano Lautani, veniva screditato soprattutto da me, perché l'avrei sicuramente messo in difficoltà per gli errori che ha fatto commettere in questa circostanza, perché lui aveva il dovere di vegliare su quei ragazzi e non farli sbagliare. Allora, sto dicendo a Mimmo Longo, fai una cosa, parte, prenditi una vacanza, che questa cosa la risolvo io. Appena la risolvo ritorno. Mimmo Longo dice, no, io non me ne vado. Era la domenica sera, il giorno prima che lui morisse, lui è morto il lunedì. Si è fatta più o meno le 7:30, io alle 8 dovevo essere a commissariato perché avevo l'obbligo della firma, ero a casa di Sebastiano D'Arrigo a Montpellier. Ha detto, sai che ti dico, secondo me tu stai per morire, visto che non te ne vuoi andare, per me sei un campanello d'allarme, come muori tu io non muoro più. In effetti il giorno dopo è stato ammazzato Mimmo Longo, in quanto proprio in quell'occasione Mimmo Longo mi ha detto che già da due sere c'era andato Giuseppe Guglielmino con un altro. Una volta non le ha aperto la porta dicendogli dire a sua moglie che non c'era, un'altra volta
Essendo che era in compagnia di Nino Torisi, Giuseppe Guglielmino viene dall'entrata principale. Nino Torisi si trovava giù nei garage. Allora il Mimmo dal balcone ha fatto salire nuovamente a Nino Torisi. E Nino Torisi arriva praticamente alle spalle di Giuseppe Guglielmino e quest'altra persona che era in sua compagnia. E allora a quel punto si è un po' spaventato Giuseppe Guglielmino. A quel punto le ha detto che le voleva parlare Gaetano. Il Mimmo le dice che appena aveva un po' di tempo ci andava. Raccontandomi queste cose le ho detto: ti stanno ammazzando. Dice: io non me ne vado, come ho detto prima, il discorso che ho detto, io non me ne vado, rimango qui. Ho detto: beh, tu non te ne vai, rimani qua, ti fai ammazzare, stai tranquillo che tu automaticamente diventi il mio campanello d'allarme. Comunque, poi è stato ucciso. Il giorno dopo è stato ucciso. Le volevo chiedere un... Poi c'è... No, a causa... Mi scusi, sì, prego, dica. Cioè, per non perdere il filo conduttore, perché è tutto un discorso abbinato. Cioè, perché poi dopo l'uccisione di Domenico Longo, cioè qua veniamo al discorso anche di Dogo Cagnoso in pratica. Dopo il discorso, diciamo, della morte di Domenico Longo, il giovedì mi pare, successivo, non ricordo, tra mercoledì e giovedì comunque, ci siamo incontrati con Gaetano Lautani, in quanto nell'occasione Puglisi Antonino a Savasta si è messo in mezzo per frenare, perché era... si aspettavano, diciamo, la nostra risposta, la nostra ripercussione per la morte di Domenico Longo. Allora il Puglisi Antonino si è messo in mezzo. A quel punto ho capito che il Puglisi Antonino si era assoggettato anche lui alla volontà di Gaetano Lautani. Di già l'avevo capito precedentemente quando mi ha detto che Gaetano Lautani le disse: se ti incontro qua Cagnoso, fermati e ti piglio caffè, non ci sono problemi. E io le disse a Nino Puglisi: e tu ti fidi? Dice: se me l'ha detto Tano, io conoscendo Puglisi, ho detto: qua c'è gatta cicova, tu piffirarti vuol dire che c'è qualcosa. Cosa che poi successivamente Gaetano Lautani ha detto anche a me dopo la morte di Domenico Longo, e che io sin da quando ero uscito, a causa di questi, diciamo, disaccordi tra i Gaetano Lautani, Longo e io, queste cose qua, non l'ho voluto mai incontrare. E l'ho incontrato proprio in questa circostanza, in quanto Puglisi Santorino mi dice: può qua scoppiare una guerra, già non c'è, evitiamo sta guerra, Tano ti darà le spiegazioni. Non lo hanno negato, ti darà la spiegazione, ti darà la spiegazione. Ci incontriamo a casa di Sebastiano D'Arrigo, perché il Gaetano Lautani mi dice: dice, anche quando che c'è questa storia che io le dico della zona industriale di Cipotta, e se io ci stai dicendo a Santa Paola che te la do sta cosa, ora te la sistemo, io come ti dico mezza parola, tu la devi capire, perché qua abbiamo cose più interessanti, cose molto più importanti. Io non posso accusare debolezza nei confronti di questa gente, perché ci sono discorsi che ora più avanti ci riportiamo, e non posso accusare debolezze. Per cui questa cosa, se si fa, si fa così, chi sbaglia paga. Va bene, chi sbaglia paga. E allora Dan, gli altri discorsi quali sono? Dice: i discorsi sono che andiamo a preparare o peggio, perché qua non vogliono praticamente sterminare a tutte pare. Chi è che parla? Mi scusi. Gaetano Lautani, Dio. Sì. E c'era presente D'Arrigo Sebastiano e Puglisi Antonino a Savasta, a casa di D'Arrigo Sebastiano. Perché qua c'è lo Stato che si stanno. C'è? Lo Stato, sì, che ci sta venendo addosso. E per cui andiamo a preparare o peggio. Ma dimmi una cosa, andiamo a preparare o peggio come? Che Santa Paola ci sogno io, tutto tranquillo, tutto sotto controllo, tutto, tanto che a Santa Paola ne corrisponde tu, che a Santa Paola ne corrisponde tu. Tanto dimmi una cosa. Il prossimo motto che succederà della tua mano con Ciaccapeggio o i custodi, chiunque essi siano, è che noi non sappiamo nulla
Vedi che chi che ci resisti tu a Mimmo, che io da Satana non te ne cola, ma oggi eri giustamente. E tu eri pere, e se Santa Paola aveva una ripercussione, prima a cadere eri tu, questo è stato il tuo spunto. Ed è giusto. Vedi che questa volta questo discorso te lo rivolto e te lo faccio io a te. Se tu metti mano a dare conforto a Cagnoso, senza che noi sappiamo niente, caro Gaetano, guarda che saremmo noi a lasciare te. No, dici, che c'entra? Io questa cosa la dovevo fare, tu che fai? Non capisci? Ci si, ma scusa, ma perché tu ci devi dare a mano con Cagnoso? Perché ci sono cose che bisogna che unifichiamo. Allora il discorso dell'ombrello, quando tuo padre non stava bene, oggi sta bene. Dici, sì, sta bene. E allora ho detto, invece di fare tutte queste guerre, tutte queste morti, perché non si parla una volta per tutte? Visto che tu ci stai buono con figlio Pesso, perché vengono non ti dia a trovare te, nino figlio Pesso e nino strano stellario. Perché tu queste cose, invece, non le fai una volta per tutte, una riunione coblare di tutti e si parla una volta per tutte? E ognuno si assume una responsabilità, un compito e finiscono tutti questi motti inutili. Ma chi sta qua perché per camorra non si può fare, ma chiamando ma arrivare a questo. Perché è importante che arriviamo a questo in quanto. Arrivare a che cosa? Arrivare a una forma di omogeneità dei vari gruppi. Avere praticamente un controllo dei vari gruppi. Perché se ciò non si può arrivare a questo, un eventuale assalto dello Stato. Ci viene difficile alla cosa nostra combatterlo, perché dovrà combattere in quel caso su due fronti, contro lo Stato e contro la delinquenza. Ciò non appartenenti a cosa nostra. E ci sono persone abbastanza altamente anche delicate di cervello, e per cui queste cose loro le temono, le sanno. Allora era importante per loro avere l'omogeneità, come c'è nella Sicilia occidentale. Allora, a quel punto, è successa, diciamo, nello stesso tempo un'altra cosa. Precedentemente è stato ammazzato Michele Vinciguerra, Cicaletta. Abbiamo capito che la filosofia palermitana continuava, perché Michele Vinciguerra Cicaletta è un reduce dei discorsi Traffio Ferlito e Benedetto Santa Paola, che in quanto è cognato di Affio Ferlito Michele Vinciguerra, e oggi era anche cognato di Emilio Gomez, in quanto Emilio Gomez aveva sposato la sorella di Michele Vinciguerra come Affio Ferlito, un'altra sorella. Allora, da questa morte, quella di Domenico Longo, abbiamo capito che ci poteva esserci una connessione di continuità dei fatti, anche se era nel tempo. Anche se si tratta nel tempo, diciamo, perché Michele Vinciguerra ha ucciso praticamente nel 92, con discorsi risalenti al 78, per cui non c'è tempo su cosa nostra. Allora, a questo punto, Emilio Gomez, essendo che non era stupido, era intelligente, lei aveva capito tutte queste cose, sapendo che in fondo io lo volevo anche tanto bene, perché per me era come un fratello, siamo cresciuti insieme. Non sarei stato capace di fare del male a Emilio Gomez, né tantomeno a Tori Santonino, fra l'altro è anche mio compare, l'ho battezzato sua figlia. Siamo cresciuti insieme. Allora loro, unificando tutte e due le loro, diciamo, personale simpatie e stime nei miei confronti, hanno preso l'iniziativa di uccidere Gaetano Lautani. E hanno ammazzato Gaetano Lautani dopo 15 giorni dell'omicidio di Mimmo Longo. Sì, Ferone. Sì. Mi riporto un attimo all'estorsione, perché arrivo nuovamente a Drecolano. Dottore, mi scusi, a meno che non ci sia qualcosa, sì, che... E in che senso? Mi faccio capire.
No, ora ci arrivo, perché poi io a causa di questi morti, a causa della morte di Gaetano Lautana, eccetera, e che avevo precedentemente, qualche 10 giorni prima, incontrato Aldo Eccolano, dicendogli che ci saremmo incontrati, qualche giorno prima della morte, Di Domenico Longo. Poi a causa della morte di Domenico Longo, naturalmente, essendo che io avevo obblighi di presenziare 2 volte al giorno al commissariato, è l'unico confidente al mondo che aveva due di obblighi, soggiorni, comunque va bene. Allora, avendo obblighi e temendo per la mia vita, perché potenzialmente Gaetano Lautani temeva a me, allora io a quel punto ho mandato dei certificati medici per non andare alla firma ed ero controllato a casa. Allora, a causa, diciamo, di queste vicissitudini non mi sono più potuto incontrare con Aldo Eccolano, se non dopo la morte di Gaetano Lautani, dopo 4 giorni, 5 giorni. Lei ricorda quando venne ucciso, l'epoca più o meno dell'omicidio di Lautani? E Domenico Longo è stato ucciso il 12 ottobre del 92, Gaetano Lautani il 27 ottobre del 1992. Allora, a questo punto, io parlando con Giuseppe Babbagallo, Emilio Gomes, dico, stammi a sentire, va bene, l'avete fatto, mai più è successo, quello che viene ci prendiamo. Però c'è anche vero un'altra cosa, qua c'erano dei legami che si stavano maturando tra Santa Paola e Lautani, queste cose qua, questi li dobbiamo riangaggiare noi, questi discorsi, perché è ancora i discorsi, c'è qualcosa che mi sfugge e che dobbiamo ad ogni modo conoscere, perché qua non si capisce bene come va a finire. C'è il modo per poter riagganciare tutti questi discorsi, eccetera. Bisogna, in un certo qual modo, a causa dell'errore che avete fatto, che vi siete lasciati prendere la mano e siete andati nell'ufficio di Nicola Maugeri, ora io faccio una cosa simpatica. La scacchi, l'estorsione che stavano facendo di Santa Paola, gliela lasciamo a loro, Santa Paola, così che loro capiscono che non è Gaetano Lautana a lasciargliela, ma siamo noi. E che se loro devono trattare eventualmente un qualche discorso, devono trattare con noi, non con i Lautani. Allora dico a Marino Matteo un giorno di andare da Aldo Eccolano e venire a casa mia. In effetti sono venuti tutti e due a casa mia. Chi? Marino Matteo e Aldo Eccolano. Siamo nel mese di novembre, fine ottobre, 3-4 giorni più o meno così. E nella circostanza sto dicendo a Aldo Eccolano, Aldo, stiamo a sentire, guarda che per la scacchi, sbrigatevela da voi. A noi non ci interessa. Anzi, se avete di bisogno a livello di qualcosa che voi non potete arrivare, volete presentato qualcuno che noi ve lo possiamo presentare, guarda che siamo a disposizione. Ti raccomando, una sola persona, Benito Santa Maria, che lavora all'interno con dei camion, di rispettarlo. In quanto anche loro avevano qualche amico lì all'interno che facesse dei viaggi, lavorasse anche con questa scacchi. Dice, va bene, poi ti ho detto, ti voglio dire un'altra cosa. È stato ucciso Michele Vinciguerra. Guarda che Michele Vinciguerra, a noi, perché è stato ucciso, come è stato ucciso, il motivo non ci interessa più. Però vedi che all'interno del corto di Salvatore Amato venne fuori la voce che in questa famiglia ne era rimasto ancora uno da uccidere. Guarda che quell'unico che è rimasto è Emilio Gomes. Aldo, Emilio Gomes non si tocca per nessunissima ragione al mondo, non si tocca. Aldo a quel punto mi dice, senti Pippo, io dici, guarda, dici, è una cosa che mi interessa senza ombra di dubbio, perché è una cosa delicata.
Però con Salvatore Amato, dice, io manco ci paro con Salvatore Amato. Dice, ora dice, io ci manda il mio cugino, dice, tu eri Santa Paola, il che è cognato di Salvatore Amato. E ci faccio ridere il rito. Dice, guarda che sono cose delicate. Guarda che no, Emilio Comesi, cose del passato, sono del passato. Emilio, Michele Vinciguerra ha fatto la sua scelta, ha fatto la sua vita, quello che ne ha voluto fare, ne ha voluto. Sapeva che muoreva, si veniva a cattare sa canna e mosse. Pazienza, ma Emilio no però, eh? No, dice Pippo, non ci sono problemi su questo. E mi dice che le aveva chiesto un appuntamento Giuseppe Di Giacomo, che lui non lo conosceva. Io credendo, facendogli... Scusi, aveva chiesto appuntamento? A lui, Giuseppe Di Giacomo, voleva incontrare a lui. Chi è Giuseppe Di Giacomo? E colui che ha rilevato il posto di Gaetano Lautani, cognato di Giuseppe Lautani. Scusi, quando ritiene con il Ministero facciamo pausa? Sì, magari facciamo finire questo episodio. Dico quando ritiene. Sì, sì, sì. E allora lui dice, posso continuare? Sì, sì. Lui mi dice che Giuseppe Di Giacomo le aveva chiesto un incontro, ma che non lo conosceva. Non conosceva chi? Aldo Eccolana Giuseppe Di Giacomo. Sì. Io facendo credergli di averci creduto, ma in effetti sapevo che si conoscevano bene, ho detto, bene, su questo non ci sono problemi, ti faccio incontrare io. Perché diceva, ci faccia capire, era Aldo Ercolano che le diceva, simulava di non conoscerlo? Sì, era sì. No, no, Aldo Ercolano in questa circostanza della venuta a casa mia, dopo la morte di Gaetano Lautani, e che abbiamo parlato anche della morte di Gaetano Lautani, dicendomi, Pippo, ma questa storia di Tano, ho detto, senti, guardate, non lo so, ora stiamo vedendo, stiamo provvedendo. Comunque ho detto... Cioè, io praticamente dandogli a lui la scacchia, la cosiddetta estorsione che stavano per fare, quella che in pratica è nata, diciamo, quell'equivoco che ha creato Gaetano Lautani tra Domenico Longo e Nicola Maugeri, in pratica, diciamo. Io dandogli a lui la scacchia, non ti sto dicendo che praticamente è opera nostra su Gaetano Lautani, però ti sto dicendo statene tranquillo, va, non di creare questi problemi, voi siete totalmente insospettati. Già praticamente faccio capire che io so da dove arriva la mano, perché non è detto che te lo debbo dire, non è giusto che te lo dico fra l'altro. Allora penso che tu l'avrai capito, come in effetti lui l'ha capito, e mi dice Giuseppe Di Giacomo mi chiede un appuntamento, io dici non lo conosco, allora io intervengo e le dico su questo non ci sono problemi, se vuoi te lo faccio incontrare io, guarda che è un bravo ragazzo. No, dice, ora vediamo, c'è, dice, Marcello che ci sta, perché lui sapeva che io sapevo che Marcello ci stava bene, per cui Marcello a quel punto, D'Agata. Allora a quel punto, diciamo che in un certo qual modo è finito qui il discorso. E da allora... Si sono fatti questo incontro? Non lo so, ma è, aspetti, non lo so come diretta persona, in mia presenza, ma so... che gli incontri si sono moltiplicati, in quanto oggi Giuseppe Di Giacomo è un uomo d'onore, con l'appoggio di Marcello D'Agata. Colui che corrisponde per Giuseppe Di Giacomo su Cosa Nostra è Marcello D'Agata. E questo come fa a dirlo? Beh, su questo se ne parlava anche con Marcello D'Agata a Cacciare di Bicocca. In quale periodo? Nel 95, quando ero là. E di che cosa si parlava in particolare? Di unificazione di tutte queste situazioni, di... Unificazione di queste situazioni? Di tutti questi gruppi. E io dicevo sempre che ad ogni modo, ma Marcello, ma i Lautani sono controllabili? E lui mi diceva sicuro, perché Giuseppe Di Giacomo mi ha garantito che si dissocia eventualmente, che loro fanno cose di testa sua, perché i Lautani sono incontrollabili. Ma che non significa so... cose di testa loro? Cioè, non so, per esempio, se loro non ritengono nessuno capi, i capi sono loro, se loro stabiliscono di fare un qualcosa non ritengono conto di nessuno. Possiamo fare la pausa.
15 minuti di pausa, per favore. Prego prendere posto, stiamo comodi. Possiamo introdurre il signor Ferone? Si accomoda. Se vuole dare atto che ha fatto il suo ingresso in quest'aula, il detenuto San Francesco Romero che è stato tradotto da scuola. Quindi diamo atto che è stato tradotto in aula l'imputato Sant'Onocito Carmelo e che se non ci sono osservazioni delle parti, i difensori la sua posizione può essere riaccorpata al processo principale. Allora si dispone la unione degli atti relativi agli atti stracciati relativi all'imputato Sant'Onocito Carmelo al processo principale. Dopodiché si accomodi il signor Ferone. Ministero può procedere. Signor Ferone, lei ha parlato di D'Arrigo Sebastiano. Può dire a che gruppo apparteneva il D'Arrigo o appartiene il D'Arrigo? No, è deceduto, è stato ucciso. Sa quando è stato ucciso il D'Arrigo? Nel 93. E a quale gruppo apparteneva il D'Arrigo? Al nostro, Sciuto. Un po' più forte, però. Sciuto. Se può specificare in che contesto è stato ucciso, il perché è stato ucciso il D'Arrigo Sebastiano? Nella faida in corso con i lautani, contro i lautani. È stato ucciso ad opera dei lautani. Nel 93 nella sua abitazione a Montpellier Mascalucia a Catania. E ricorda le modalità come fu ucciso? Le hanno sfondato la porta con una motopala e le hanno sparato con dei fucilati, facendo osservare la figlia adottiva, tenendola in ostaggio. E lei le notizie, queste notizie come le conosce? E le ha poi raccontate la moglie. Lei ha indicato anche Strano Stellario. Sì. Può specificare o ricordare, se l'ha già detto, a quale gruppo apparteneva lo Strano Stellario? Da sempre a Salvatore Pillera, mente pensante ed operante per conto di Salvatore Pillera. Lei durante il suo esame ha parlato Mi scusi, vorrei sapere che succede qua in fondo. Può proseguire. Durante il suo esame, signor Ferone, lei ha menzionato il bar de Paris, così ha detto. Sì. Può specificare a cosa si riferisse in particolare? Ci posso anche sintetizzare perché è un discorso lungo.
chiaramente... C'è, però naturalmente toccando, diciamo, i punti più focali che potrebbero riguardare. Il Café de Paris è stato, diciamo, sottomesso da parte nostra, in particolar modo da me, personalmente, direttamente da me, ma per una questione che alla base, diciamo, c'è tutto un discorso. C'è un mio parente, ha il bar Puccini del corso Sicilia, di cui era in società con un'altra persona. Questa persona è fallita ed è stata messa, diciamo, al bando questo 50% del socio. I proprietari del Café de Paris, non so con quale stratagemma, erano riusciti ad impossessarsi del 50% del bar Puccini. Sto parlando del bar Puccini, Corso Sicilia. In che epoca siamo? 89, più o meno, qualcosa del genere, credo, 89. E i proprietari del bar de Paris chi erano? Mi ricordo che si chiama uno, mi pare, Scibilla, e un altro era nipote di Sebastiano Iano, fratello, Sebastiano Cavallaro. Era un nipote. Era nipote Sebastiano Cavallaro, Iano, fratello. E che con i soldi di Sebastiano Cavallaro hanno rilevato questi bar, il bar de Paris, un altro nipote ha rilevato il bar Ernesto, erano in possesso anche del bar Italia, del Corso Italia, altri bar, bar La Bussola di via Etnea, cioè tutto, diciamo, nel contesto della famiglia di Sebastiano Cavallaro, il fratello, detto fratello. Allora, quando, come stavo dicendo, viene messo, diciamo, al bando il 50% del socio di questo mio parente, non so con quale stratagemma sono riusciti, diciamo, questi del bar de Paris a vincere, diciamo, questa asta. Questo mio parente ha impugnato l'ordinanza in quanto proprietario dell'altro 50% aveva diritto ad essere messo in conoscenza. Comunque c'è stato, diciamo, un difetto di procedura. A questo punto, loro, vedendosi sfumare l'affare, fanno intervenire Saretto Cavallaro presso questo mio parente, non sapendo Saretto Cavallaro che era questo qua mio parente. Gli chiede, Cavallaro Rosario, figlio di Sebastiano Cavallaro. Già è deceduto Sebastiano Cavallaro. Il Rosario Cavallaro può specificare a quale gruppo sei? Al nostro, sciuto. Sì. Interpella questo mio parente e le dice che i suoi parenti, i suoi cugini avevano avuto delle spese, 20-30 milioni, e che se lui le dava questi soldi loro si sarebbero ritirati da quest'asta del 50% del socio di questo mio parente. A questo mio parente, intuendo che si stesse trattando praticamente in pratica di una forma di cosiddetta una chiamata di soldi, qualcosa del genere, dice va bene, dice ora, dice io parlo un po', dice, con un mio amico, è venuto da me e me ne ha parlato. Allora a questo punto io ho detto lascia stare, non dagli niente, ora ci penso io. Ho chiamato Saretto Cavallaro dicendogli digli ai tuoi cugini che non ci passano più nemmeno della strada del Corso Sicilia e fatela finita qua. Anzi, mentre che siamo a questo punto, visto che tutti questi bar li state prendendo con una forma, come si suol dire, di mafia, perché è mafia questa, fai una cosa, ci dici che
figliano 20 milioni all'anno te bari caiano e nipotto in quanto abbiamo una guerra in corso e andiamo a sovvenzionare visto che fanno i mafiosi e i nostri spari e tu ti presenti per di più poi a trascurre i cristiani e ci fai chiamare i soldi ti raccomando porta i soldi perché allora ti faccio chiudere tutti questi bar e dietro la cucina. I 20 milioni devono essere annuali? Annuale, sì. Poi sono intervenuto Sebastiano Tomaselle, suo cugino, dice, sai Pippo, lascia perdere, non lascia perdere tutte queste situazioni qua. Ho detto, ma scusi, ma loro non stanno a disposizione di niente. Qua c'era sempre, diciamo, in un certo modo, noi siamo sempre corsi per loro, in quanto avevano anche il bar di Piazza Umberto, via Umberto, e questo bar di Paola, di cui dava lo stipendio ai cursori, e ci siamo prodigati per non fargli dare questo, tra virgolette, stipendio, pizzo. Ci abbiamo fatto togliere anche questo pizzo, tutte queste situazioni qua, e non ci vengono mai incontro di nulla. Allora, lasciamo perdere questo discorso, dici, dai, fallo per me, mia zia è venuta piangendo, Sebastiano Tomaselli. Lasciameli perdere, lasciali perdere, fallo per me, fammi questo fuori, vabbè, lasciamo perdere. Dopodiché, si è venuta a verificare, dice se abbiamo di bisogno sono a disposizione eccetera tutte queste cose si è venuto a verificare che ci servivano qualche 100 milioni allora ho detto fai una cosa vai da zia Razia sarebbe la moglie di a chi servivano i 100 milioni? A noi sì. come gruppo, come squadra perché c'era da comprare una partita di armi allora andiamo da zia Razia e diciamo se ce li prestano che poi li ritorniamo nuovamente. La zia Razia... Sarazia sarebbe la moglie di Sebastiano Cavallaro. Praticamente la zia di tutti questi, diciamo, persone che hanno sti bar, tipo il bar de Paris, questi bar di cui ho già menzionato. Ce n'è ancora qualcuno che ora non mi sovviene. Comunque, ci fanno negativa. Ci fanno negativa di questi soldi. Allora a questo punto ho fatto mettere una bomba in via Umberto il bar, ex bar di Paola. A quel punto Sebastiano Tomasella ha visto che diciamo che la cosiddetta Zarazia i suoi solo perché potersi che non registra. Mi dicono che continua la registrazione, possiamo continuare così se il Presidente ritiene. Sì, sì, può continuare. Lo stesso Sebastiano Tomaselli si rende conto che questa zia Razia, diciamo che simpatizzava anche lei per di più insieme diciamo con i suoi nipoti, i suoi figli, con di più per Salvatore Pillera. Ci arrivavano queste notizie, allora ho detto, vabbè, a questo punto allora mettiamo sta bomba così che una volta per tutte questa Zarazia, questi sono i puti, la facciamo finita. In effetti mettiamo la bomba e chiedo io 20 milioni al bar, nuovamente al bar de Paris. Uno dei soci del bar de Paris è compagno di scuola di Aldo Ercolano. Le dice Aldo Ercolano che io le faccio questa richiesta di questi soldi e tutto, e viene Aldo Ercolano. Dice, sai Pippo è un mio amico, stiamo a scuola insieme, però niente di più. Siamo anche sempre nell'89? No, siamo già sul 90 più o meno, in quel periodo là. Sì. Cioè a causa di tutte queste, diciamo, vicissitudini che poi si sono protratte nel tempo, no? Allora a questo punto... faccio presente Aldo Ercolano Aldo non è una questione di soldi è una questione di Pillera è una questione che si volevano comprare il bar di un parente mio con modalità
mafiosi, prettamente mafiosi, ma insomma questa gente quando diciamo fa i suoi affari illeciti o meno illeciti e si divertono loro, quando poi hanno delle difficoltà o vengono da me per farsi sistemare le cose da te o vengono da te per farsi sistemare le cose da me. Con queste persone qua la dobbiamo finire, che siano lavoratori, che vengono rispettati, è giustissimo. Ma quando ci sono affari in mezzo, in particolare in modo illeciti, e con questi dobbiamo andarci in un certo modo, con, come dire, che per i ghiumori, diciamo in genere, ma vivere più o meno questa situazione come... Dice allora che facciamo? Non annunciamo, ci paramo? Falli venere che ci paramo. E ci sono andato io, Sebastiano Tomaselle, Antonino De Luca, ed è venuto Carletto Campanella, Aldo Eccolano e questi proprietari del Bar de Paris. Dove è avvenuto l'incontro? All'Hotel Nettuno. All'Hotel Nettuno? Sì. Allora, Aldo Eccolano, sentendo diciamo le mie ragioni, e l'ha detto lui stesso: no, guarda, qua siamo di fatti dinanzi a dei fatti a cui io non posso aprire nemmeno la bocca, per cui deve parlare tu con loro. Avevo chiesto inizialmente, come dire, 100 milioni, poi 50, poi 30, poi altro. Dice: facciamo una cosa, ve ne da 20, dici la chiudiamo qua sta cosa, va bene, chiudiamola qua per 20. Tengo a precisare una cosa, che qualche anno ancora prima, in un incontro sempre a casa di Claudio Di Mauro, in merito a questi discorsi, si era stabilito che qualora si trattasse di società, qualsiasi attività che era sottoposta al pagamento del cosiddetto pizzo, una volta che qualcuno, componente di una squadra, entrava in società, bisognava togliere sto pizzo. E i discorsi attenevano in genere alle attività estorsive? Certo. Ecco, erano discorsi in generale fatti, sì, accordi in merito accordi alle attività. Su tutto, cioè praticamente se io per esempio mi metto in società in un bar, in una rivendita qualsiasi, che il proprietario a sua volta era sottoposto diciamo a condizionamento del cosiddetto pizzo da parte di un gruppo, a quel punto veniva diciamo abolito questo pizzo, non lo pagava più. Altrettanto facevamo noi, come nella fattispecie si è verificato con il Bar de Paris. Ed è successo che dopo 4 mesi, qualcosa del genere, più o meno, non mi ricordo il periodo, 6 mesi, 7 mesi di questi discorsi, affrontato lì all'Hotel Nettuno. Siamo sempre nel 90? No, ora sono passato nel 91, cioè perché in quel periodo io ero latitante, per questo lo ricordo. Quindi dopo 6-7 mesi dall'incontro del Nettuno? Di questo discorso, sì. Un giorno viene Aldo Eccolano a incontrarmi, insieme con Carletto e Marcello D'Agata, e che mi dice che stava per iniziare una trattativa, lui, Marcello D'Agata, De Paris, per fare una fusione con i Paradise, che si trova diciamo di rimbetto nella piazza di rimbetto, di cui già era andato a fuoco questo locale Paradise, e che avevano unificato questa società insieme a De Paris. Dice, però dice, guarda che ancora sono trattative. Allora io dico, guarda, quando se l'affare lo concludete, per noi problemi non ce n'è. Dopo qualche mese ci siamo nuovamente rincontrati, appunto mi disse che l'affare era stato concluso e che erano tutti atti notarili, e ho detto, va, domani stai a dire, ti credo io sulla parola, non c'è problema. Dice, su tutto quello che tu hai di bisogno, mi dice lui, dice, sono sempre a disposizione quelli del De Paris. E io di rimando le rispondo, ma non ci sei tu? Se c'ho di bisogno vengo da te. Ed è, diciamo,
finita qui questa storia del De Parisi, che ci abbiamo tolto, diciamo, questo stipendio, in quanto era entrata in società De Parisi insieme a Paradise. E quindi si è concluso questo discorso nel 91, la società si ebbe nel 91? Sì, io questo discorso l'ho affrontato, diciamo, l'ultima volta che ho affrontato questo discorso con Aldo Eccolano è stato nel 91. Lei ha citato il Paradise, Ferone. Sì, sì. Ma il Paradise esattamente a chi apparteneva? Aldo Eccolano, Carletto Campanella e Marcello D'Agata. Che poi avessero dei prestanomi, questo qui io non lo so. Questo discorso attinente alla proprietà del Paradise, lei come lo sa, da chi l'ha preso? Non l'ho capita la domanda, mi scusi. Che Carletto Campanella, Aldo Ercolano e il D'Agata fossero proprietari effettivi del Paradise, da chi l'ha preso? Ne hanno parlato con me personalmente. E loro... Ha indicato l'Hotel Nettuno come luogo di incontro. Sì. Poi ha parlato di un incontro successivo, dopo, con Aldo Ercolano e il Campanella. Sì. E quest'altro incontro dove è avvenuto? Durante che io ero latitante, questo sì, qui. Sì, durante la sua latitanza. E là dove io venne arrestato. E cioè, se lo può specificare alla cosa? Santa Tecla. A Santa Tecla. Poi nel luglio del 15 luglio del 91 venne arrestato. Era capitato altre volte di fare degli incontri con l'Ercolano ed altri presso l'Hotel Nettuno? No, con me solo in quella circostanza ci siamo visti. Anzi, tengo a precisare una cosa, che proprio Aldo Eccolano, diciamo che in un certo qual modo mi ha detto, dice, sai, dice Pippo, ti voglio dire una cosa, dice, è da 10 anni che noi, dice, andiamo in tutte le parti che loro ci chiedono di andare, perché hanno tutte le squadre di Catania, sì. Ogni volta si è chiesto un incontro, un qualcosa, dice, mai sono voluti venire da noi perché li sa che cosa le pare, dice, dopo 10 anni sei il primo che viene laddove noi ti diciamo di venire senza problemi. E io le ho risposto di rimando, stammo a sentire che senso ha che io non vengo quando poi magari sono per esempio in giro in Piazza Boio e vengono due con un motorino e mi sparano in testa, non ha senso, per cui se io devo venire, devo venire, io non ho motivo di non venire. E il luogo dell'incontro era stato scelto dall'Ercolano allora? Sì, sì, in quell'occasione sì. E esattamente dove avvenne l'incontro? Entrando sulla sinistra, all'interno dell'albergo. Entrando sulla sinistra, che mi pare che faccia anche da ristorante. Poi siamo andati giù, che ricordo c'erano dei divani. Giù dove? Là, sempre all'interno del locale. Signor Ferone, quali erano le attività illecite di cui si occupava il gruppo in cui lei era inserito? Tutto ciò che è attinente alla cosiddetta malavita. Se lo può specificare, che tipo di reati venivano generalmente posti in essere dalla sua organizzazione? Rapine, estorsione, droga. Omicidi? Nel contesto delle faide, sì. Ha detto droga? Sì. Voi disponevate di canali particolari per quanto concerneva sì. La sostanza stupefacente? Sì. Vi può specificare alla Corte? Avevamo... E innanzitutto, da che periodo il vostro gruppo cominciò a trattare la sostanza stupefacente? Da quando iniziò la scissione, da pillera cappello asciutto, diciamo, che in pratica, diciamo, che mi sono
in un certo modo interessato in prima persona in queste e cose qua. E quindi in che anno siamo, se lo può specificare o ricordare? L'inizio, fine 88. Fine 88. Sì. Per quanto riguarda i canali, era Aldo Cavallaro, fratello di Nunzio Cavallaro. La faceva arrivare direttamente dal Perù. Che tipo di sostanza era? Cocaina. Era l'unico canale di rifornimento questo? Nostro? Sì. In quel periodo sì. Successivamente avete avuto altri canali di rifornimento? Nel 91-92 sì, attraverso Gaetano Lautane, che faceva arrivare la cocaina dalle Calabrie. Successivamente comunque, cose che a noi però non ci siamo interessati. E che voi operavate in qualche zona particolare per quanto riguardava lo smercio poi di questa sostanza? Noi inizialmente eravamo orientati a, diciamo, a commercializzarla ai vari gruppi stessi. Cioè, la davamo ai custodi, ce ne richiedevano mezzo chilo, un chilo gliela davamo, una volta gliel'ho portata io, fra l'altro, a Claudio Di Mauro, perché gliene serviva mezzo chilo a Carletto Campanella. Esistevano più gruppi sul territorio, così come lei ha specificato durante il suo esame. Per quanto riguardava l'affare degli stupefacenti, vi era un criterio, veniva trattato anche da altri gruppi il settore degli stupefacenti e sì, eventualmente, se ve n'era, quale criterio veniva seguito per ripartirsi il mercato? No, il criterio, diciamo, che alla base era che se il cosiddetto gruppo, squadra, come si vuole chiamare, si chiama, ce l'avesse, avevano l'obbligo prima di smerciare quella della squadra. Poi magari se non c'era si rifornivano in altre squadre all'infuori del clan Santa Paola. Cosa vuol dire all'infuori del clan Santa Paola? Non ammetteva questa regola, trattavano solo quella del loro gruppo, della loro squadra. E lei questo come lo sa, Ferone? Un giorno ho dato mezzo chilo di cocaina a un certo Pericone Carmelo. In che anno siamo? Non ricordo se si tratta nell'89, qualcosa del genere, più o meno, 90, non lo ricordo di preciso. E un altro ragazzo, mi pare si chiamasse Cirincione, comunque aveva un, questo ragazzo aveva una pizzeria a Piano d'Avola, la droga praticamente serviva per questo Cirincione, essendo che Pericone Carmelo era, in quanto è stato trovato morto qualche anno fa, cugino, cognato di un mio cugino. Allora lui me l'ha portato per fargli portato, da, chiedo scusa. Pericone. Da me, sì, per fargli avere questo mezzo chilo di droga. E io gliel'ho data, dicendogli che a breve tempo avrebbe dovuto darmi i soldi. Avevamo stabilito un tempo, ora non ricordo di preciso. Comunque poi, col passare del tempo, vedevo che questo Cirincione si faceva vedere. Dopo fatto passare, diciamo, il tempo accettabile, alla prima occasione che ho incontrato Aldo Eccolano, gliene ho parlato, dicendogli: senti Aldo, guarda, sto signore così così, so che è vicino a te, mi ha chiesto mezzo chilo di cocaina e gliel'ho data, solo che mi doveva portare i soldi e non me l'ha portati. Dice: va bene Pippo, ora ci vediamo un po'.
Dopo qualche giorno, due, tre, non ricordo di preciso quanto, è venuto Adem e mi ha portato i soldi. Dopo non molto tempo, ho letto sul giornale che questa persona era stata uccisa nella sua pizzeria, là, questo ristorante, pizzeria, a Piano d'Aula. Finché quando abbiamo affrontato questo discorso, c'era anche Marcello D'Agata, quando mi ha portato anche i soldi. Quant'era il denaro che... 20 milioni, che doveva portarmi ancora. E tutto il quantitativo fornito quanto costava invece? 45 milioni. 25 me li aveva dati, doveva darmene ancora 20. E lei faceva riferimento, ha citato questo episodio, allorché le avevo chiesto come sì, mai il discorso, appunto, il gruppo Santa Paola non ammettesse... Appunto. E che dopo poi successivamente ho incontrato, è venuto veramente Melo Pericone proprio a dirmi questo discorso. Dice: Pippo, ma per caso tu hai parlato? Sì, ho detto, ho parlato con un altro. Dice: hai fatto il mio nome? No, io ho detto, ho parlato solo di lui, tu me l'hai semplicemente presentato, essendo che tu sei semplicemente una vittima, come ti ho sempre detto, quando vogliono ti ammazzano e tu non l'hai mai capito, è inutile che parlo con te, per cui ho parlato direttamente con Aldo. Però non ti preoccupare, di te non ho detto niente, il tuo nome non l'ho fatto, ho detto semplicemente che è venuto lui solo, perché me lo immaginavo che l'ammazzavano, per non farti ammazzare non l'ho fatto il tuo nome. Dice: appunto, perché da noi, dice, va, dice, prima la droga, dice, si deve usare più forte, la droga si deve usare, quella un gruppo chi dirà squaccia, non si ne può cattare gioca fuori squaccia. Lei ha avuto, al di là di questo episodio, altri rapporti con esponenti del clan Santa Paola per quanto riguardava il settore degli stupefacenti? No, al di fuori, diciamo, di questi due fatti qua, allo stato attuale non ne ricordo. Per quanto riguardava il mercato degli stupefacenti, vi era un'organizzazione che controllava il mercato o faceva più affari di altra sul mercato degli stupefacenti? No, non c'era come si suol dire, un controllo reciproco. Lo dico, vi era una prevalenza nel controllo del mercato da parte di questo o quell'altro gruppo? No, no, come le stavo a dire, no, non c'era la prevalenza di niente, né tantomeno c'era la suddivisione di tipi di droga, non so come dire, per esempio tu smetti questa, io smetto quella, smetto quell'altra, no, no. Cioè, diciamo che è una specie di libero mercato, di cui ognuno aveva i suoi canali di rifornimento, ognuno aveva i suoi clienti, eccetera. Lei ha detto che l'organizzazione del Santa Paola trattava la droga. Si sono verificate invece in merito alcuni fatti, appunto. In merito a cosa? In merito a questo discorso invece delle piazze, non piazze, chi le vendesse di più, chi ne vendesse di meno, magari durante tanti giochetti, per esempio, questo avevo solo per sentito dire, non perché li abbia assistito di prima persona, non so quanto possa valere prevalenza sul processo, comunque è giusto che io la dico, quella che io so, che se ci fosse magari qualcuno che la vendeva, diceva, ne vendeva di più, era uno che lavorava più forte, si cercava di toglierlo di mezzo per avere, diciamo, un concorrente in meno. Questo si è verificato. E si è verificato in che caso? In diversi casi ne ho sentiti, diciamo. Ricorda qualche episodio oppure non lo ricorda? Come per esempio, come si chiama, Santo Pocco, mi pare, sì, Santo Pocco. Sì, che sia stato ucciso, si disse, per questi motivi qua, poi. Si disse da parte di chi? No, è, diciamo, voce corrente all'interno della malavita, niente di più, niente di specifico. Ho capito. Le volevo chiedere, per quanto riguardava l'organizzazione del Santa Paola, lei sa chi specificamente trattasse il settore degli stupefacenti? Alla grande o in minuto? Quello che lei sa. Io so per esempio. E poi se specifica come lo sa? Appunto, come le stavo a dire.
precedentemente per il discorso, riportandoci un po' a Jimmy Miano, quando mi disse Aldo Eccolano che avevano un affare per le mani Jimmy Miano con Sebastiano Eccolano, era un affare di droga, e che gli affari di droga li trattava sul finire, diciamo, di questi anni, e che Sebastiano Eccolano. Se lo può specificare nel tempo? Cioè, questo qui che è più o meno, diciamo, è di mia... Stiamo parlando degli anni inizi 90, fine 80, più o meno questi periodi qua, ma per quello che si diceva. Quindi sono conoscenze, diciamo, o notizie che l'ha avuto indirettamente? Sì, sì. E lei sa se altri dell'organizzazione del Santa Paola trattassero lo stupefacente? Se lo sa, chiaramente. C'è un discorso relativo all'attentato a Giuseppe Ferrara, Cavarruzzo, in quanto dice che allora si è vociferato che si era appropriato di una certa cifra dei calabresi in quanto non aveva pagato una partita di droga e queste cose qua, di cui anche, diciamo, la famiglia Ferrara Cavarruzzo erano attivi sul campo degli stupefacenti. Cioè, questo lo sapevamo. Cioè, ma chi la trasportava, chi, dove la tenevano e chi fossero le persone addette, questo qui non lo so. Lei poc'anzi ha detto di aver venduto della droga a Claudio Di Mauro. No, ho portato mezzo chilo di droga a casa di Claudio Di Mauro. E serviva e Di si Mauro. È data, sì, perché si è data a Carletto Campanella, allora, sì. Ma è quello stesso episodio che poi ha specificato? O un altro? No, un altro a parte, quella è finita come è finita, ne è finita così, niente di più. E per quanto riguarda questa fornitura... No, noi abbiamo in un certo modo allora pensato che loro lavoressero non tanto per smerciarla, per venderlo, perché le serviva, perché essendo che noi avevamo un canale peruviano abbastanza importante, nel senso, nel gergo della droga, fra l'altro, tra parentesi, io non ne capisco nulla, dicevano che era, diciamo, la più migliore che c'era nella piazza. Allora, naturalmente, trattasi della famiglia Santa Paola, non può dirci fammi vedere un assaggio per confrontarla, per non accusare questa forma di debolezza. Hanno detto dammene mezzo chilo che facciamo lavorare due ragazzi. Invece noi abbiamo pensato invece che era per confrontarla con quella che potevano avere loro in mano, in quanto si diceva in giro che quella che avevamo noi era la più potente in quel periodo là. Era cocaina, vero? Sì. E che la droga fosse destinata al Campanella, chi glielo disse? No, l'ho portata io a casa di Claudio Di Mauro, e che già l'avevamo, diciamo, ne avevamo parlato precedentemente insieme a Claudio Di Mauro, insieme a Carletto Campanella, insieme a... In una circostanza c'era anche Marcello D'Agata, per questo glielo... lei sapeva. E poi quando dici sta aspettando, gliel'ho portata io là e se la sono portata via. E quindi lei ebbe modo di discutere di questo affare direttamente con il D'Agata e con il Campanella? Sì, sì. Beh, e poi loro i soldi li hanno dati, poi in breve tempo li hanno dati a Claudio Di Mauro. E quant'era l'ammontare? 45 milioni, perché gli hanno dato mezzo chilo. Lei la vostra organizzazione o altre organizzazioni di cui lei ha parlato, sa se avessero rapporti con esponenti istituzionali, voglio dire forze dell'ordine, magistratura, apparati politici, apparati amministrativi? Direttamente, in prima persona,
non potrei dire che so di questa persona, quest'altro, quest'altro. So semplicemente che nel 91 il clan Santa Paola era interessato nella campagna elettorale per conto di Antò e che portava... Presidente, c'è opposizione, le ricordo che aveva detto che non si dovevano fare nomi. Ma non credo che ci sia questo impedimento, no, avvocato. Stiamo fra l'altro di un tema strettamente processuale. Stiamo parlando appunto dell'associazione per cui si va a questo processo, avvocato Attanasio, non della posizione della persona che è stata nominata. L'obiezione, l'opposizione è rigettata, può proseguire. Come stavo a dire, per conto di Andò, ma che portavano in quel periodo un candidato che si chiamava Dornetto. Si chiamava Dornetto? Sì, se non ricordo male, qualcosa del genere. Nel 91. E di cui erano tutti interessati, diciamo, su questa campagna elettorale. Poi si è sempre vociferato. E questo discorso da chi lo ha preso? Chiedo scusa, mi sono distratto, Perone. Sì, mi dico. Da chi lo ha preso questo discorso? No, era di dominio pubblico, era, diciamo, perché c'erano tutte le persone vicine a Natale di Raimondo, nella zona di Montepo, che erano tutti attivisti per conto di Adornetto. E per questo e tutti quanti portavano, diciamo, a questo Adornetto, qualcosa di analogo. E perché lei ha fatto riferimento ad Andò, chiedo scusa? Perché... già si sapeva in giro che Adornetto era un candidato di Andò. Scusi, ma su questo però l'opposizione devo accoglierla su questo punto. Proprio specificamente per la posizione di Andò non ci interessa in questa sede. Stavo dicendo, era risaputo cosa? Era risaputo che, diciamo, che la campagna era quella. Poi ci sono... Era risaputo in che modo? Diciamo di dominio pubblico, si sapeva, perché si vedevano le persone, per esempio tutti aderenti, tutti simpatizzanti di Natale di Raimondo, di altre persone facenti, diciamo, parte della cosiddetta squadra Santa Paola, erano tutti attivi su questo settore qua, su questi nomi qua, attivavano, andavano dalla gente a chiedere voti, tutte queste cose qua, per cui Catania è un grande cortile per quanto riguarda questo. Poi c'è un'altra cosa per quanto riguarda più forte, Ferone, no, poi c'è un'altra cosa per quanto riguarda un altro fatto. Dopo la morte di Santo Laudani mi recai a trovare Affio Laudani a casa sua. E c'era anche il fratello Mario Laudani. Allora, parlando un po' di tutte queste situazioni, e sento che di già i Laudani avevano subito degli arresti da parte della polizia, un blitz precedentemente, nel frattempo cresceva sempre di più la preoccupazione che la polizia continuasse, i carabinieri, la polizia continuasse questi arresti. Allora, a questo punto Mario Laudani si lascia scappare
la frase c'è chi sto ricevendo con un torandone c'è chi sto carice andiamo a pigliare un provvedimento lui affio la votane dice a quanto sporichiamo questa cosa è santo e poi è su con un sbiro non sporichiamo questa cosa. A questo punto io intervengo e dico, affio, senti, ti rendi conto oggi come oggi che significa un qualcosa del genere nei confronti di Andò? Pensiamo a sta cosa di santo, sta cosa poi verrà valutata, cercavo praticamente di smitizzarla, di appiattirla, che in parte ci sono riuscito. E Mario Lautani ribadisce, pieppurici. Che sto calice ne c'arrivoreci ora si mise che Santa Paola disse ma lascia perdere non ti creare tutti questi problemi si chiude una porta, si apre un portone non ti preoccupare, lascia perdere cioè questo è quanto diciamo lei ha indicato durante il suo esame Andrea Finocchiaro sì. Può dire se l'Andrea Finocchiaro appartenesse a qualche gruppo in particolare? No, era compare di Salvatore Pillera in quanto era il fratello del cognato da gruppi almeno risulti lei parla quella di quella frase di gruppi non so malavitosi in genere sì sì gruppi malavitosi no ma che ogni qualora Andrea Finocchiaro avesse bisogno di un favore di qualsiasi natura per conto della malavita anche di vari gruppi perché non si interessava solo di Salvatore Pellera un po' di altri gruppi andava sempre a chiederli ad Andò questo sì e quindi successivamente ci sarebbe stato questo passaggio diciamo a Santa Paola era questo di cui parlava il Lautani? Sì, Mario Lautani, sì Presidente, c'è opposizione Presidente, mi scusi io mi sto allontanando, è intervenuto il collega Marchese per quanto riguarda l'opposizione viene rigettata per tutto quello che attiene alla posizione di imputati di questo processo e ai loro rapporti con persone appartenenti alle istituzioni pubbliche e alla politica. Naturalmente viene accolta e sarà inutilizzabile per quello che ci riguarda la risposta nella parte in cui è connessa intimamente con la posizione di altri, appunto dicevo che è inutilizzabile per quanto riguarda esclusivamente persone che non fanno parte di questo processo. Se può chiarire questo discorso dell'Audani, almeno per comprenderlo. No, mi pare che però non è il caso di insistere perché è stato abbastanza chiaro sul punto. Cioè il punto anche no, io, di evitare io ulteriori polemiche, mi pare che. Beh, signor Presidente, se è chiaro il discorso. Cioè una domanda più specifica possiamo anche vedere di che cosa si tratta, ma chiedere un chiarimento così mi pare troppo generico perché sul punto il dichiarante è stato sufficientemente chiaro, secondo me. Allora, la domanda. E lei conosceva quali fossero i rapporti fra il Finocchiaro, Andrea Finocchiaro e l'Andò? Come scusi. Su questo punto però dovremmo chiarire prima la posizione di questo Finocchiaro. Forse a me sfugge. Sì, è morto, ma da vivo che faceva? Perfetto. Era vicino all'avvocato Puleo. Nello studio dell'avvocato Puleo. Sotto questo profilo non ci interessa la personalità di Finocchiaro sotto il profilo
dell'essere segretario dell'opposizione. No, lo gliel'ho detto per meglio essere a lei identificabile, sì, per lei. Sì, rispetto al tema che stiamo trattando, cioè al gruppo organizzati, eccetera, sto Mario Filo chiaro che c'entra. Che c'entra? Lei non ne sa niente. Ha detto che l'Andrea Finocchiaro chiedeva favori a tutti, poc'anzi il signor Ferone. Per questo cercavo di specificare cosa intendesse con quell'espressione. Aveva fatto riferimento anche specificamente al rapporto con Andò. Se non ne dobbiamo parlare, non ne parliamo, però anche per chiarire i discorsi fatti, se no diventano veramente incomprensibili. Dovremmo sapere che tipo di favori faceva a questo punto. E a chi? Sennò rischiamo di addentrarci in un campo minato che poi dobbiamo completamente cancellare. Eravamo partiti dai rapporti con le istituzioni. Se potesse chiarire i rapporti con le istituzioni, dico. In genere con le istituzioni. Ha indicato questo episodio. Ne conosce altri di favori o rapporti fra organizzazioni malavitose e apparati istituzionali? Io posso semplicemente dire quello che Marcello D'Agata diceva più o meno, che fra l'altro me l'ha detto anche a me a carcere. Marcello da stasera a Nauci chi do che riceve con me a carcere a Bicocca quando paravamo di sti processi, di sti pentiti, eccetera eccetera, e che un politico grosso di cui non hai detto il nome a chi si sta riferendo? Marcello D'Agata. A Marcello D'Agata. Sì, parlando a passeggio con Marcello D'Agata, mi ha detto che c'era un grosso politico che era interessato appunto che tutti questi maxi processi avrebbero avuto la procedura, ma sarebbero finiti tutti quanti in una bolla di sapone. E in che anno saremmo? Nel 94-95, nel periodo in cui eravamo insieme qua a Bicocca. Lei fornì altri chiarimenti il D'Agata in quell'occasione, Ferone, su questo argomento? No, non si è prolungato oltre. Lei ha conosciuto il fratello del Calderone? Io tutti e due ho conosciuto, Antonino e Giuseppe. Durante la guerra con Ferlito, i dissapori che c'erano con Ferlito, lei ricorda di aver avuto contatti con il Calderone? Ma no, di già. Calderone? Antonino. Ma no, di già Calderone Adonino si era assoggettato alle volontà di Santa Paola sin dal momento in cui venne ucciso suo fratello, perché Salvatore Lanzafame le disse di fare la guerra a Santa Paola e lui disse di no, che doveva finire lì questa storia. A Fioferlito ha preso le distanze, Salvatore Lanzafame ha preso le distanze a causa appunto di questo, diciamo, suo, come dire, assoggettamento a Santa Paola. Lei ricorda di aver avuto contatti diretti o trattato affari con il Calderone Antonino in quell'epoca? No,
trattate a fare niente, nel senso, come dire, di incontrarci, sì, in quei giorni là, qualche giorno prima del fatto di suo fratello Giuseppe, ci siamo andati con Salvatore Palermo dai fratelli Costanzo. Siamo andati a trovarlo là. E di cui c'era proprio lui, Antonino. Lei in quel periodo, quindi siamo agli anni 80, 81, conosceva Francesco Mangion? Io Francesco Mangion, lui mi conosce sicuramente da quando io sono nato. E io conosco lui mentre che crescevo. Diciamo che ci conosciamo di famiglia. Prescindendo dai rapporti attinenti alle attività illecite, ricorda di aver avuto rapporti di altro tipo, o d'affari, o di altro, con il Mangion in quell'epoca? No, con il Mangion c'è stato solo una circostanza, ed è risalente ad un periodo di preciso, ora non lo ricordo se è nei primi giorni di giugno dell'80, ad ogni modo. Cioè, io in quei giorni là, insieme ad altri amici miei, ho organizzato un quadrangolare di calcio allo stadio di Catania, tra Catania, l'Ascoli, Torino e Napoli. E di cui, diciamo che tutti i miei amici, compreso Affio Ferlito, eravamo là allo stadio. È entrato Mangion, il signor Francesco Mangion. Noi siamo all'interno dello stadio che stiamo parlando, vedendolo entrare, ci salutiamo e si mettono a parlare Mangion con Affio Ferlito, e di cui ricordo benissimo che il Mangion infida Affio Ferlito a rivedere nuovamente la sua posizione, diciamo, che lui stava per prendere di distacco nei confronti di Santa Paola, e di sistemare questa cosa. Il che Affio Ferlito le risponde bruscamente una brutta parola, il che le dice che questa volta nemmeno se lui piange ai cinesi sta cosa si può abbassare, parlando per Benedetto Santa Paola. Il Mangion ribadisce sempre: ma dai, siete compare sta cosa, metteteci una peccia sopra, riscuriamola, abbassamola, finiamola e chiuremela. Cioè, praticamente stava cercando di mediare una rappacificazione tra il Affio Ferlito e Santa Paola. Cioè, questo è sempre nel periodo dei screzi. Siamo in giugno dell'80. Giugno dell'80, i primi giorni di giugno. Cioè, questo discorso eravamo presenti, io, Marino Matteo, Orazio Isaia. E questo discorso relativo alla organizzazione di quel quadrangolare, come avvenne, Ferone? Perché se ne occupava lei? Ah, perché un mio amico, un certo Emilio Panebianco, ed è venuta l'idea di organizzare, diciamo, delle partite di calcio allo stadio di Catania, in quanto da un po' di anni, in quell'epoca, non si vedevano squadre di Serie A, essendo che Catania stava salendo dalla C alla B, se non ricordo male, in quell'annata là. Dice, allora facciamo questo quadrangolare. Ci è venuta l'idea di è andata a contattare le squadre, e sono scese le squadre e si è fatto questo quadrangolare. E era finanziato da qualcuno questo? No, da noi stessi, con gli stessi incassi. Si prevedeva anzi di fare un guadagno, invece si è guadagnato poco, con gli stessi incassi. Signor Ferone, lei ha mai conosciuto un certo Aiello Alfio?
tardi come nome mi dice qualcosa, magari che deve... chiesto così, lì per lì. Come nome non mi è nuovo. Lei ha mai conosciuto persone che di cognome facessero Aiello? Tantissime. Ha conosciuto? Ma Alfio però non mi... Un Aiello Vincenzo l'ha conosciuto? E le volevo dire una cosa, più che altro in genere nella malavita, perché è malavita questa, si è definiti più che altro con i soprannomi. Per cui, una cosa, e le volevo chiedere, e di questi Aiello che lei conosceva, ve ne erano alcuni inseriti in organizzazioni malavitose che lei sappia? Ho conosciuto Aiello Santo, Aiello Giuseppe, nell'organizzazione di, diciamo, Salvatore Pillera. A tre Aielli che non mi sono nuovi, solo che allo Stato magari come nome così lì per lì non mi dicono niente, magari senz'altro li, forse li conoscerò di sicuro, forse. Senta, lei ha conosciuto un certo Adioto Francesco? Ah? Adioto Francesco è il proprietario della Costa Azzurra. Adioto, lei sa se la Costa Azzurra in qualche modo pagasse il pizzo o fosse sottoposta a estorsione da parte di qualcuno? No, questo qua non lo so, non glielo saprei dire. Se pagava il pizzo o meno non glielo saprei dire. Lei aveva rapporti diretti con, o lo conosceva direttamente, il signor Aiello? No, io lo conoscevo perché di tanto in tanto lo frequentavo, ci andavo qualche volta là, insieme a Salvatore Palermo, altri anni prima. Ma non avevamo, diciamo, un'amicizia specifica. Lei sa se l'Aiello avesse contatti o conoscesse persone di altre organizzazioni malavitose? Io credo che l'Aiello era portato a conoscere un po' tutti, in quanto proprietario e gestore di un locale abbastanza noto e di, che era frequentato un po' da tutti. Lei sa se l'Aiello avesse o gestisse anche altri locali oltre la Costa Azzurra? Se lo sa. No, guarda, non saprei essere preciso. Lei ha conosciuto tale Amato Salvatore? Sì. Ci può dire se lo stesso era inserito in organizzazioni malavitose? E la moglie si chiama Santa Paola. È parte integrante del clan Santa Paola. E in che epoca ha conosciuto l'Amato Salvatore? Nel 73, qualcosa del genere. Lei sa se l'Amato Salvatore si sia reso responsabile di fatti delittuosi? O comunque lei ha avuto contatti con l'Amato Salvatore per la trattazione di affari illeciti? Io personalmente no. Ma che è l'Amato Salvatore, forse uno integrato attivamente nel nucleo Santa Paola, questo è fuori dubbio, in quanto era ritenuto nella zona di strada 80 Pammi, era uno dei responsabili di Santa Paola. E questo lei come lo sa, Ferore? Ma si sapeva, perché c'avevano dei punti di riferimento, per esempio, non so, strada 80 Pammi, Tor Amato, e Montepo, Natale di Raimondo e così via. Lei l'ha conosciuto nel 73, ha avuto modo poi di incontrarlo successivamente in qualche altra occasione che ricordi? Sì, ci siamo, diciamo, in un certo modo andando, vedendo di tanto in tanto, non frequentandoci, mai frequentati. E quali questo. Erano gli argomenti in quell'occasione in cui vi siete visti o incontrati? No, se solo, avete trattato di no, solo ciao e ciao, niente di particolare, niente di
che possa attenere al, diciamo, alla malavita, niente, niente atti delinquenziali. Anche perché se c'era qualcosa dovevo parlavo con Aldo Eccolano. Questo da quando? Dal, diciamo, dall'88 in poi. Come ad esempio quando ho riferito il discorso di Emilio Comesi, che all'interno del proprio cortile c'è stato qualcuno che ha detto questa frase. Io non ho parlato con lui, ho parlato con Aldo Eccolano. Lei ha detto che la moglie dell'amato faceva Santa Paola di cognome? Sì. E in che rapporti era esattamente con la famiglia Santa Paola, comunque quelli che lei conosceva della famiglia Santa Paola? Che rapporti di parentela vi erano? Io, togliendo quella nota stonata di prima che Aldo Eccolano mi disse, no, dice, io non ci parlo con lui, ma parlo con mio cugino Salvatore Santa Paola, che sarebbe il cognato. Io sapevo che erano, diciamo, ottimissimi rapporti, buonissimi rapporti. Ora si è bloccato. No, signora, è bloccato. Può proseguire. È tutto qua, più o meno. E questo Salvatore Santa Paola ha detto che era il cugino di Aldo Eccolano, compreso male? No, Aldo mi disse, io posso parlare con mio cugino Salvatore Santa Paola. E questo cugino Salvatore Santa Paola aveva qualche soprannome? Guardi, se all'interno, nell'ambito ristretto, avesse qualche soprannome, io non lo so, però perché in quanto io lo conosco come Salvatore Santa Paola, eravamo, diciamo, nel... ristretto, avesse qualche soprannome, io non lo so, però perché in quanto io lo conosco come Salvatore Santa Paola, eravamo, diciamo, nel...